E per far decollare questa nuova città si prevedono enormi investimenti pubblici e lo stravolgimento di tutti i sistemi di mobilità sul territorio: l'aeroporto, la ferrovia, il tram e le connessioni lagunari. In questa grande operazione l'area già di proprietà del comune dello stadio viene ceduta e viene spostata per lasciare libero un enorme spazio del territorio per costruire la seconda pista aeroportuale. Non si sviluppa quindi il sistema aeroportuale non solo con Treviso ma con Ronchi, assolutamente sottoutilizzato, ma si punta a raddoppiare l'impatto già oggi pesantissimo dell'aeroporto esistente. E si stravolge per questa operazione anche il sistema ferroviario. Non si potenziano le linee esistenti, ma si fa una nuova linea, in parte in sotterranea, in parte con enormi viadotti, con enormi spese, con enormi impatti sulla gronda lagunare, sulla zona della Via Annia, sulla zona archeologica di Altino, sulle zone più delicate della gronda lagunare con i fiumi dell'Osellino e delle situazioni che sono ultravincolate, ma in qualche modo si pensa di bypassare i vincoli esistenti. Oltretutto, portando l'unica fermata dei treni internazionali non più né a Venezia né a Mestre, ma avendo il baricentro del Triveneto, chissà perché, all'interno di questa operazione aeroporto e Tessera City. In questa situazione non si dà priorità alla realizzazione del sistema ferroviario metropolitano regionale già previsto per servire l'aeroporto. Ma il tram, anziché andare all'ospedale o lungo la via Milanese, andrebbe da Favaro a Tessera, seguendo 4 km di campagna aperta, preparando il terreno per nuove urbanizzazioni. Dopo la campagna, il tram arrivato a Tessera si infila sotto la laguna. In un'unica tubazione va a raggiungere sott'acqua Murano, le fondamenta nuove e l'arsenale. E nel nuovo piano si prospetta l'arrivo fino al Lido. Il progetto di questo mostruoso tubo del tram, largo 12 metri, che cammina sotto la laguna, impatta con il Taranto, lo strato impermeabile che costituisce il sottosuolo della laguna veneziana, e con effetti probabilmente disastrosi, con tutte le falde acquifere esistenti, nonché con possibili bolle di metano ivi confinate. La condizione dettata dai Vigili del Fuoco per rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione di questo progetto prevede 4 risalite di 20 metri che, in caso di emergenza, raccoglierebbero i passeggeri del tram su una sorta di zatteroni sopraelevati, ai quali si accederebbe con vaporetti salvagente. A questo impatto ambientale esteticamente spaventoso si aggiungerebbe lo stravolgimento dell'area delle fondamenta nuove. Infatti, la fermata del tram dovrebbe essere sopraelevata per non venire invasa dall'acqua alta e riverserebbe così migliaia di persone nelle strettissime calli adiacenti. In questi anni sono venute avanti proposte di riqualificazione e di sviluppo delle qualità di questo territorio, sia di terraferma e di gronda lagunare, ma anche della città d'acqua unica al mondo, con sistemi di intervento coerenti e compatibili con la qualità degli insediamenti e dell'ambiente lagunare. Tutto questo in rispetto a oltre 1000 anni di storia. Le proposte alternative a queste, ma coerenti con questo territorio, elaborate in decenni dalle università, ma dalla stessa amministrazione comunale, oggi abbandonate, vengono invece riproposte dall'Eco Istituto del Veneto, da Amico Albero, dalla LIPU, ma da moltissime altre associazioni locali e nazionali, anche da parte dell'università stessa, e tendono a rivalorizzare il patrimonio di scienza, di cultura e di progetti di decenni e decenni di lavoro. Occorre partire dai veri bisogni della città. Non possiamo costruire
solo per avere sviluppo di soldi, di cassa, di operazioni finanziarie. Dobbiamo partire da quello che la città chiede, dalle proprie esigenze reali. Innanzitutto, riqualificare e riusare l'enorme area di Marghera, già urbanizzata, già costruita in strade, ferrovie e banchine, che verrebbe abbandonata per andare di fatto a costruire altrove, a terreni che costano pochissimo in quanto agricoli. Dobbiamo riusare le enormi spese pubbliche fatte per quasi un secolo, senza farne di nuove per rendere possibile una mega speculazione finanziaria in mezzo alla campagna. Dobbiamo, ad esempio, costruire lo stadio nell'area che il comune ha già reperito, a fianco della bretella esistente dell'SFMR già progettato e finanziato. Dobbiamo potenziare il casinò lì dov'è, con aree già acquisite e pronte per l'ampliamento e la riqualificazione. Dobbiamo appunto in particolare bonificare Marghera, rendere possibile il riutilizzo di aree che sono costate generazioni e generazioni di sforzi e di investimenti. Specialmente in una fase di crisi bisogna scegliere. Non si possono spendere enormi investimenti pubblici sbagliati, oltretutto, per rendere edificabile un'area agricola. Dobbiamo rendere possibili le bonifiche e la riqualificazione e il riuso delle aree di Marghera. Per quanto riguarda l'aeroporto, razionalizzare e potenziare significa usare al meglio la situazione attuale, che può arrivare a quintuplicare i trasporti, da 7 milioni fino a 35, come con un'unica pista dimostra l'aeroporto di Londra. Ma si può potenziare il sistema articolato con l'aeroporto di Treviso e con l'aeroporto friulano di Ronchi. La linea della TAV con la fermata Tessera City avrebbe come conseguenza la costruzione di un nuovo tracciato in gronda lagunare, anziché razionalizzare e potenziare i sistemi di gestione delle linee su rotaia già esistenti. Attualmente per le merci, in particolare quelle provenienti dal porto, viene utilizzata soltanto al 50% delle sue possibilità la linea dei bivi che gira intorno a Mestre. Si aggiunge che il progetto dell'alta velocità prevede un percorso in trincea sulla gronda lagunare, con evidentissimi rischi a causa della presenza in questo sottosuolo delle sostanze altamente inquinanti confinate sotto il parco. Ben altro si può fare se viene razionalizzato, riqualificato, potenziato ed eventualmente raddoppiato l'attuale percorso della ferrovia verso Trieste, senza alcun bisogno di andare a distruggere nuovi territori di grande qualità e risparmiare così ingenti somme di denaro pubblico. Mentre il tram va potenziato nei servizi su linee lungo la via Milanese e verso l'ospedale per dare il servizio lì dove ce n'è bisogno e dove c'è domanda di ulteriore potenziamento del servizio, per l'aeroporto va data sicura priorità al servizio metropolitano regionale su rotaia, già progettato, approvato e richiesto con i finanziamenti dalla stessa amministrazione regionale, ma anche a Venezia il sistema ferroviario metropolitano con 4 binari lungo il ponte assolutamente sottoutilizzati può e deve arrivare presto. È stato progettato e finanziato dall'inizio degli anni 90. La priorità assoluta su Venezia è arrivare non ancora una volta su Piazzale Roma e sul Canal Grande, ma arrivare alla stazione ferroviaria di Santa Lucia anche con i mezzi ferroviari su rotaia di superficie. Arrivati alla stazione di Santa Lucia, sono state approvate in questi mesi finalmente le due uscite laterali verso San Giobbe e verso il canale di Scomenzera, il che significa che decine di migliaia di persone verso nord e decine di migliaia di persone verso sud possono arrivare con mezzi acqui velocemente in 9 minuti alle fondamenta nuove e in 12 minuti all'arsenale ed eventualmente al Lido, percorrendo l'altra linea a sud della ferrovia,
lungo il canale della Giudecca, tutto questo senza portare altre migliaia di persone sul Canal Grande e decongestionando Piazzale Roma.